Salve a tutti e bentornati nel mio canale. Sul blog di oggi, di sabato 21 novembre 2020, su Tag Medicina abbiamo riproposto un test, secondo me molto utile, se non indispensabile, nell'approccio diagnostico per la disfunzione erettile. Abbiamo parlato spesso di disfunzione erettile e sappiamo come di base ci sono i due grossi mondi, la componente organica e la componente psicogena, che poi possono chiaramente imbricarsi e autoalimentarsi. Il primo passo quindi che deve fare il paziente è capire se la sua disfunzione erettile ha effettivamente una componente organica, che quindi vedrà poi il sostegno di terapie di tipo medico, fisico o addirittura protesico, oppure una componente esclusivamente psicogena, che può vedere sì l'assistenza dell'andrologo, ma richiede essenzialmente anche il supporto del psicosessuologo. Il Rigiscan test notturno è un esame a livello così di azione semplice, permette di registrare le elezioni notturne. Per quale motivo? Perché nel sonno profondo, in fase REM, dove non c'è l'interferenza della coscienza, l'uomo ha delle elezioni fisiologiche che servono a rimodulare i corpi cavernosi, a rivascolarizzarli, quindi hanno un'azione plastica, diciamo. E questo esame permette di, tramite due piccoli sensori che vengono posizionati intorno al pene e collegati a uno strumento sofisticato che permette proprio di intercettare e registrare gli eventi erettili durante le ore notturne, con questo esame possiamo quindi intercettare le erezioni del sonno profondo, non quelle che noi vediamo al risveglio o nel risveglio notturno, ma sono proprio delle erezioni di cui non ci accorgiamo. E questa è la discriminante, è praticamente scritta, perché se la persona nelle 3 notti di registrazione presenta delle lesioni normali o buone, chiaramente il sistema vascolare è integro. Quindi la disfunzione erettile che poi si presenta nel rapporto, quindi a livello di penetrazione o nell'autoerotismo, ha più che altro una componente di tipo prestazionale. Di contro, se invece le lezioni notturne in assenza di coscienza sono sufficienti o insufficienti, fa capire che il sistema vascolare, comunque in ogni caso, anche se non inibito dalla coscienza, non è in grado di dare il massimo. Vuol dire quindi che esiste una componente vascolare, che può essere anche chiaramente associata a una componente ormonale, che sta interferendo e ci sposta quindi verso una decisione di tipo organico. Ho parlato di 3 notti perché perlomeno 3 devono essere le notti. È comunque uno strumento con cui dobbiamo convivere per 3 notti. Ci sono i sensori assolutamente non fastidiosi, ma ci può essere una notte di sonno non buono, di sonno agitato e di risvegli eccessivi che quindi non danno la giusta quantizzazione. In 3 notti si riesce invece tranquillamente e in maniera ottimale a rendere l'esame obiettivo e utile al paziente. Come tutti gli esami hanno dei costi perché i sensori sono monouso, la calibrazione di alcuni apparecchi viene fatta oltreoceano con costi importanti, però assicurano una diagnosi importante e spesso discriminante. Un'alternativa che esiste, ne parleremo in altri video, è un test per lo studio vascolare, è l'eco color Doppler basale e dinamico dei corpi cavernosi. Che lascio in seconda battuta, vi dico la verità, perché è un esame secondo me ansiogeno, nel senso che si firma con senso informato, si deve fare una punturina sul pene, bisogna avvisare il paziente che anche se molto raramente può avere dei priapismi, ossia erezioni importanti che si prolungano e che se il ghiaccio o l'eiaculazione non riescono a risolvere va fatto un antidoto. Insomma, tante situazioni che possono creare quella situazione di ansia da prestazione nel paziente, anche perché è un esame che in quel momento va a valutare la sua prestazione erettile. La persona ansiosa libera catecolamine, adrenalina e noradrenalina, io sarei uno di quelli, vi dico la verità, che inficiano l'esame, perché ci sarà una guerra fra il farmaco e l'adrenalina che tende a chiudere, per cui non sempre poi l'eco color Doppler dà un risultato netto, pulito e rassicurante per il medico e per il paziente. Quindi io, quando è possibile, preferisco di tantissimo, di molto, consigliare al paziente l'esecuzione di un Rigiscan test notturno. Nel mio team ho un validissimo collaboratore che anzi a breve ci regalerà un video più pratico su questo esame con cui insomma riusciamo spesso a fare delle diagnosi definitive. Più che altro il passo diagnostico è fondamentale perché poi da lì si inizierà un percorso che decide, che ci etichetta. Quindi il percorso della disfunzione erettile organica è un percorso nettamente diverso da una disfunzione erettile di natura psicogena. Con questo vi saluto, vi ringrazio e vi auguro un buon fine settimana.